Attenzione, ciò che state per visionare è un breve documentario realizzato dal noto e stimatissimo professor Arca, il cui obiettivo è quello di istruire le future generazioni appassionate di anime sull'importanza delle oppai. Trattandosi di un prodotto di lingua straniera, ho dovuto riadattare e doppiare il suo discorso attraverso il metodo Cannarsi, a mio parere di più accessibile comprensione a tutti voi. Detto ciò, lasciate un mi piace, iscrivetevi, seguitemi su Instagram e vi auguro una buona visione. Analisi ed effetti qualitativi di grossi semi sulle prestazioni aerodinamiche e sul risveglio di un personaggio di un anime. Una metodologia di fluidodinamica computazionale viene utilizzata per studiare le caratteristiche salienti del flusso attorno al seno di una figura umana e per descrivere le differenze aerodinamiche impartite dalla loro presenza geometrica. Vengono proposti per l'esame due modelli: un riferimento tridimensionale basato su un disegno di carattere con una figura con una figura significativamente formosa e una modifica di questo disegno in cui le dimensioni del seno sono significativamente, appunto, ridotte. I due modelli sono testati a velocità comprese tra 1 e 30 m per s meno 1. Va bene. Utilizzando il Navier-Stokes RANS. Le forze di trascinamento, sollevamento e attrito della pelle, insieme all'energia cinetica di turbolenza, TKE, vengono studiate e confrontate tra i diversi modelli. I risultati attuali dovrebbero fornire delle informazioni utili sulla validità della dichiarazione piatto e giustizia, in termini di punti di vista aerodinamici. In aggiunta a questo, i risultati possono offrire dei dati utili che studiano la presenza antropometrica dei grandi semi sulla cosiddetta aerodinamica sportiva. Scusate, ma voglio dire, giusto per curiosità, qualcuno alla fine è riuscito a capire l'importanza dell'oppai?